ragazzi al nostro terzo e ultimo giorno di questa spettacolare sessione. Poco fa, sarà 5-10 minuti, il mio amico ne ha fatta una da 3-4 kg. Io questa notte, a mezzanotte, mi è partita e ne ho fatta una da quasi 10. Ieri sera ho fatto un bel amor da 11 e quest'oggi ancora niente di particolare. Ho provato a spostare la canna che avevo nel sottoriva e l'ho buttata qua più vicino alla riva di questa qua, circa 20 metri neanche, per pasturare un po', ma non ho visto risultati. A me basterebbe farne un'ultima, comunque non posso lamentarmi perché ho fatto veramente veramente dei gran bei pesci. Io stamattina, appena mi sono svegliato, ho cambiato le inneschi. Subito dopo aver pasturato con fiocata sotto riva ho avuto una partenza, solo che per qualsiasi motivo ferrandola si è slamata. E dopo poco, cioè poco, qualche ora, sono andato a controllare il pod e vedo che lo swing è rosso laggiù e ho un cavidone attaccato, però non poteva muovere 150 grammi di piombo, quindi... E l'ultima carpetta piccola che ho fatto poco fa. Spero anche di farne un'ultima della giornata un pochino grande, come quella di ieri. Oggi andremo via verso le 4, 5, 4 e mezza. Ora che facciamo su tutta la nostra attrezzatura, ci siamo divertiti molto. Per fortuna oggi il tempo migliore di quello dei giorni è passati. È veramente ottimo. Stiamo asciugando tutto quello che abbiamo, che era tutto bagnatissimo, stiamo asciugando tutto. Ieri abbiamo preso pioggia a volontà, praticamente un giorno e mezzo di pioggia e lampi e tuoni. L'acqua qua si è alzata di un metro, sì. E qua ieri avevamo l'acqua alta 10 cm. Tutta e per fortuna quest'oggi si è tutto asciugato e siamo a posto. Che dire, seguiteci nel nostro canale, siate numerosi, che i video saranno sempre di più e anche in posti diversi. E se imparerete varie cose. Ciao e alla prossima!